Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Palarucci di Imola, gara 2 fra l'Andrea Costa e la Mensesana Basket. 48 ore dopo l'emozionantissima prima gara della sfida, che si è aperta con una gara tiratissima, punto a punto, che Imola ha vinto di squadra nelle curve finali dell'incontro dopo aver inseguito anche di una dozzina di punti. Si torna qui sempre al Palarucci, sempre con una ottima cornice di pubblico. Ovviamente con le stesse squadre, vi diciamo già, anche con gli stessi quintetti che scenderanno in campo agli ordini di Giampiero Ticchi e Alessandro Ramagli rispettivamente. Noi siamo sempre qui con Alessandro Salvini e Luca Mondutti per vedere quali possono essere le chiavi di questa gara 2, soprattutto dopo aver visto i tatticismi e soprattutto i nervi, la grinta e le difese di gara 1. Ciao a tutti, buona serata e soprattutto buona partita, buona gara 2. Abbiamo già visto questa area dei playoff. Non solo sul campo di Imola ma anche in altri campi, tantissima fisicità come dicevi tu, tantissimi tatticismi, molti contatti, già qualche società sta fra virgolette lamentando anche degli arbitraggi, ma fa parte del gioco. Noi vogliamo guardare questa partita che sarà sicuramente appassionante per tutti i tifosi anche questa sera. Imola e Siena ormai parlavamo l'altro giorno che erano al punto zero e non si conoscevano, hanno avuto 48 ore per studiarsi ancora di più, soprattutto dopo la gara dal vivo, e quindi buon spettacolo a tutti. Imola con il 2 Washington, il 5 Maggioli, il 15 Carvel Anderson, l'11 Norman Assani, il 43 Gerardo Sabatini. Siena con l'1 Dandy Liegro, l'11 il capitano Alex Ranuzzi, il 22 Mattia Udom, il 23 Chris Roberts e il 25 Daryl Bryant. Primo attacco Siena, un inquadramento della partita anche da Luca Mondulfi del resto del Carlino. Buonasera a tutti, buona gara 2, ovviamente sarà una partita, bisogna ripartire da zero rispetto alla gara dell'andata, sicuramente ci aspetterà un'altra gara fisica, tosta, dura. In questo momento vediamo, abbiamo visto non a caso già adesso Siena quanto sia attiva a rimbalzo, anche in questo caso c'è un fallo d'attacco da parte di Ranuzzi, quindi Imola, buon per Imola. Dicevamo una gara fisica, vista la grande mole di rimbalzi che sicuramente su cui Siena continuerà a puntare anche in questa partita. Due giocatori sotto la lente, in particolare diciamo il play Bryant e il centro di Liego, che un po' molto più all'oscuro nel caos di gara 1 possono e vorranno sicuramente dire la loro in maniera più decisa questa sera. Dall'altra parte, dalla parte di Imola, sicuramente Carvel Anderson vorrà fare qualcosa di più a rimbalzo, vorrà fare di più in attacco. Lunedì si è limitato a 4 punti, 2 dal campo, non le cifre a cui siamo abituati. Siamo partiti un po' come in gara 1, con due errori dal campo e tanta fisicità da entrambe le parti, con Siena che predilige il tiro da tre punti, che ha rispolverato soprattutto sul finale della prima gara con quella rimonta da meno 12 che Siena a momenti completava. Primo canestro dell'incontro del numero 23 di Siena. Chris Roberts prova a replicare Norman Hassan da tre, l'errore, il rimbalzo se lo contendono Sabatini e Bryant. L'ultimo tocco è del giocatore americano della Mensesana Siena. Due errori dal campo per Norman Hassan, che è solito aprire le danze con qualche soluzione offensiva nelle prime pieghe della gara. Interessante vedere se Imola riuscirà a dominare quei lunghi come è successo per gran parte di gara 1 e soprattutto vedere se questo giocatore sarà determinante questa sera anche in attacco come l'è stato in difesa nella prima gara. Sì, sicuramente in difesa ha dato il meglio di quello che poteva. Siena l'aveva preso sicuramente come proprio punto di riferimento offensivo di Imola, e lo è il miglior marcatore, ricordiamolo, con oltre 17 di media. Che dire, a mio avviso è stato anche molto intelligente nel secondo tempo, quando ha visto che tutte le pressioni erano su di lui, ha cercato e trovato spesso gli uomini liberi da parte dei compagni, come è successo con Sgorbati due volte, è successo anche con Mazzoli. Carvel si butta dentro, va fino in fondo, ne segna altri due. Trova gli spazi in avvicinamento a canestro mettendosi in proprio. 4 di Imola, 4 di Carvel. Dall'altra parte anche Di Liegro a segno, giocatore che è mancato offensivamente per Siena 48 ore fa.
si arresta e tira Bryant, lunghissimo, rimbalzo anomalo conquistato da Udom sulla linea di fondo. Riparte fuori ancora da Bryant con 3 secondi sul cronometro, si butta dentro, ape per la buonissima tripla al 24esimo secondo di Alex Ranuzzi. Siena è partita decisamente meglio, 8-4 al terzo minuto. Eh sì, ma ormai è una consuetudine per Imola far una gran fatica all'inizio, è un po' un diesel Andrea Costa, l'abbiamo già detto, non ci stancheremo mai di dirlo in questa stagione. Sicuramente è una peculiarità di questa squadra sin dalle prime giornate. Adesso vediamo, speriamo che possa riprendere il filo del discorso anche di questo match. Passaggio fuori misura di Bryant a cercare Di Liegro, gliel'ha praticamente passata all'altezza delle caviglie. Palla persa per Siena, che fa capire come da queste prime pieghe dell'incontro la percentuale dall'arco sembra nettamente migliore. Soliti raddoppi su Carvel, la vuole sotto Maggioli, il solito tiro dai 5 metri di Michele Maggioli, che vuole cominciare come aveva completato la prima contesa. Ricordiamo, migliore marcatore per Imola con 21 punti e un inusuale 3 su 5 da 3 punti per il Maggiolone. Siena ritorna a meno a Imola ritorna a meno 2, 8-6. Altro passaggio centrato per Di Liegro, va di là Leonard Washington, l'intelligente fallo di Chris Roberts a impedire 2 punti sicuri di Washington, che dovrà andarsi a conquistare dalla lunetta. Siena bene al tiro, male in qualche passaggio. Sì, ha sprecato tantissime occasioni, ma meriti anche comunque delle difese di Andrea Costa, che cambia in ogni situazione e soprattutto negli esterni sta provando a rubare i palloni sempre, sta mettendo tantissima pressione sia su Ranuzzi che comunque che su Bryant. Imola per ora fa bene, ovvio che dovrà mettere ancora più pressione e cercare di recuperare ancora più palloni. Tra l'altro Washington sul finale della prima gara aveva ricevuto un colpo alla caviglia che aveva fatto un po' temere il peggio, in realtà nulla di particolare. Insomma, Imola si presenta con la sola assenza di Preti, che tra l'altro era mancata anche nella prima gara. Poi ora si addormenta Washington a rimbalzo, che insomma non capiamo come mai si sia fermato il giocatore di Lake Charles, che praticamente non ha staccato per il rimbalzo sul tiro sbagliato da Siena e sulla successiva lotta il fallo subito da Udom, giocatore cresciuto nell'Africo Firenze, settore giovanile della Mens Sana Basket dai 14 anni in poi, con cui poi si è laureato campione d'Italia Under 17 dal 2010, fa parte della prima squadra. Sbaglia il secondo, che carambola sul ferro ed esce. Udom, che nella prima gara dopo 3 minuti aveva già 2 falli ed è stato a lungo fuori dalla partita, non è stato un male per Siena, perché abbiamo visto dalla panchina uscire un generosissimo Valerio Cucci. Sì, 9 punti per lui in 6 minuti, tutti nel primo quarto, è stato sicuramente un fattore per la Mensana solo 48 ore fa. Ora vediamo. Ci prova Gherardo Sabatini con la tripla, un po' fuori dai ritmi, il tiro esce. Bryant step back, l'arresto e tiro aiutato con il ferro. Anche Bryant dunque si mette nel tabellino dei marcatori. Siena 11 punti già con 5 giocatori diversi, segno che tutti vogliono entrare in partita. Va su Carvel, sbaglia la cosa più facile. Siena ha messo 11 punti, 8 quelli di Imola. Punteggio certamente più alto nel primo quarto rispetto a quanto visto nella prima contesa, dove i primi 10 si erano conclusi sul 10-14. Siamo quasi a metà del primo quarto, l'intensità di Siena al momento sembra leggermente più incisiva. Pallone servito nelle mani di Chris Roberts sulle tacche, vuole il fallo, non riceve, forse passi, la tripla sbagliata da Udom. Sotto canestro però prende molto bene la posizione la coppia di lunghi senese ed è costretta a spendere un fallo Michele Maggioli. Occhio alla situazione falli, che può essere come sempre determinante. Quanto visto sinora, Imola sta facendo una gran fatica a rimbalzo difensivo,
ha già costretto sia Washington che Mazzoli a un fallo a testa a solo 5 minuti giocati, quindi Imola dovrà fare una grande attenzione. Vedete anche adesso quanto sia ampio il problema con Diliegro, che sta facendo effettivamente quello che vuole. Sì, Diliegro apre molto bene gli spazi per il rimbalzo offensivo. Siena ora comincia a sbagliare un po' dal campo, incentrandosi su questa conclusione pesante. Sabatini invece ha un'altra idea: prendere il corridoio centrale, slalomeggiare e metterne due. Nel frattempo è pronto il primo cambio per Imola, andrà dentro Francesco Amoni. Sì, Sabatini ha visto subito che Brian era molto alto con le gambe, non stava difendendo. Bisogna pensare che si è giocato solo 48 ore fa, di conseguenza ci può essere anche il fattore stanchezza in questo match. Strappa il rimbalzo con incisività Leonard Washington, va a Sun per la tripla, scheggia il ferro, prende il suo stesso rimbalzo, mezza idea anche per Leonard, Boogie non va invece per la tripla, la finta due volte, la prende Mazzoli che sbaglia, a rimbalzo tanta Imola, a terra Boogie, palla 2, che dice Imola. Poteva starci anche il fallo, obiettivamente, certo che noi siamo stati coperti da molti giocatori. Comunque sia, la palla è di Imola in attacco, 3 minuti 48 secondi, esce Washington. Tiki vuole evidentemente un po' più di, come dire, energia sotto canestro, ci prova con Francesco Amoni. Imola va con 14 secondi sul cronometro, si arresta, alza la parabola, Carvel Anderson. Questo è un signor canestro. Anderson ha segnato in 4 minuti più punti di quanti ne avesse fatti in 40 minuti di gara 1. Grandissimo talento, avete visto il canestro di coefficiente veramente altissimo, un po' come ne abbiamo visti nel finale di partita da parte di Siena, di Roberts e anche in precedenza da parte di Brian. Volevo solo ricordarmi una situazione, che proprio oggi è il compleanno di Jacopo Preti, speriamo che si faccia gli auguri anche lui e che sia in grado di dare alla causa qualche minuto. Sbaglia Bryant, la prende Carvel che slalomeggia, si arresta, scambia con Mazzoli, va per la tripla, sfortunato Carvel, ma questa sera il giocatore di Michigan c'è e come, si è già preso 6 tiri dal campo, segno che vuole essere un fattore. Prova anche Diliegro, che non è un tiratore, la prende Amoni. Siena non segna più. Imola nel frattempo ha trovato il massimo vantaggio, ovviamente è il minimo, 12-11, primo della gara. Hassan riceve, si va da Michele Maggiori contro Diliegro, lo punta Maggiolone e subisce il fallo di Diliegro. Era quello che voleva. Assolutamente sì, avete visto che situazione veramente strana con Imola che sta facendo ruotare sotto le planche prima Washington, soprattutto per essere efficace anche in rimbalzo, e adesso Amoni. Mazzoli è soprattutto quasi un esterno, sta giocando molto fuori, lontano da canestro, per sfruttare proprio la sua altezza e la sua pericolosità da fuori. In questo caso è stato molto intelligente a recuperare un fallo. Deve insistere Mazzoli perché ce l'ha questo tiro e deve caricare di falli Diliegro. Sbaglia la conclusione, ma va bene così perché anche Imola conquista qualche carambola. Sabatini punta Bryant, rischia di perderla. Fuori ancora da Sun che, insomma, ha perso lo smalto al tiro dopo il buonissimo inizio di campionato. Qualche errore di troppo. Diliegro, anzi, scusate, si tratta di Udom, prende praticamente dalla spazzatura la palla e ne segna 2, primo canestro dell'incontro. Gli arbitri catechizzano Ramagli, che evidentemente voleva il fallo su Bryant, che onestamente mi sembra semplicemente scivolato. Ma per il metro arbitrale di questa sera, di questa serie di playoff, ci può stare che non venga fischiato, così come si era già, aveva già protestato Diliegro in precedenza, e in questo caso credo che sia andato ad avvisare anche il suo allenatore che alla prossima il rischio del fallo tecnico è molto alto, anche perché il pubblico fa presto a scaldarsi e lo ha già fatto, di conseguenza gli arbitri fanno bene comunque a catechizzare sia i giocatori che i loro allenatori. Qui nel frattempo triplo cambio di Tiki che cambia quasi tutta la formazione, in campo anche Sgorbati,
assieme a Prato e a De Nicolao. Il solo Anderson dei cinque che hanno cominciato la disfida. Ecco Carvel, lontanissimo dal canestro. Sgorbati, un fattore in gara 1. Gira molto bene palla Imola. Va dentro Carvel con una mano sola. Segna anche così Carvel questa sera. 8 per lui in 8 minuti. Nuovo vantaggio Imola, 14-13. C'è anche Valerio Cucci, rientrato in campo al posto di Diliegro. Zalormeggia Bryant sul lato debole per la percussione di Udom. Tamponato da Sgorbati. Fantastico Ticchi che rimette già giù Sgorbati. E insomma in campo c'è Jacopo Preti, allora, che era dato per indisponibile alla vigilia. Evidentemente Jacopo qualche minuto lo può spendere, ed è una bella notizia per Imola. Sì, assolutamente, si vedeva già da riscaldamento che ci ha provato, ha fatto tante terapie in questi giorni, ci tiene a dare comunque qualche minuto anche lui. L'avevamo visto anche sorridente, non solo proprio per il suo compleanno, quindi speriamo che possa dare una mano. Sicuramente Ticchi vuole dare qualche consiglio a Sgorbati e a mio avviso lo rimetterà in campo a breve. Sbaglia un altro libero Udom, che comunque questa sera dimostra di essere chiaramente in partita. Lui che l'anno scorso in gol da Agrigento giocò addirittura la finale promozione per la 1, dunque abituato ad alti, altissimi palcoscenici. Imola impatta, anzi Siena impatta, quota 14. Amoni nel torbido va a cercare il fallo, non trova il canestro. Manca un minuto alla fine di un primo quarto il cui punteggio si è notevolmente abbassato rispetto alle buone cose di primissimi minuti. Cucci si fa sentire anche lui. Fallo è di Preti. Imola abbastanza fallosa questa sera, già il sesto fallo della match, per fortuna nessuno ne ha due. Cucci l'anno scorso si è diviso fra Veroli in Gold e in DNB con la Stella Azzurra, dove ha chiuso il campionato giocando appena tre partite. In precedenza 5 punti a match e 4 rimbalzi in quel di Veroli. In lunetta proprio lui sbaglia il primo. Siena, se non sbaglio, ha 2 su 5 dalla lunetta. E diventa 2 su 6. Graziata Siena. Alessandro. Graziata Imola, sì, naturalmente. Sì, Siena, mani abbastanza fredde dalla lunetta. Strano veramente che sta sbagliando adesso. Non so se è la stanchezza o il caldo. Comunque che questa sera, veramente oggi... E anche ieri due bellissime giornate qui a Imola, veramente caldo. Grande azione da parte di Imola, che purtroppo sbaglia Preti in questo caso. C'è un'infrazione di passi, non ne approfitta Siena. Buon per Andrea Costa, ma veramente gran bel gioco. Così come è stata bellissima l'azione in precedenza di Carvel Anderson. È quello che vuole coach Ticchi in attacco. Molto severo Ticchi, che toglie già dal campo Preti. Rimette in campo Sgorbati dopo averlo catechizzato. In precedenza grande assist De Nicolao proprio per lo stesso Jacopo, che ha mancato la conclusione, forse sporcata dal fallo. Ultimo attacco Imola, mancano 20 secondi. Ecco Carvel, su di lui il cambio con Bucarelli. Carvel, che spesso in questa partita ha cercato la penetrazione, si arresta e tira invece in faccia a Bucarelli. 11 per Carvel. C'è Carvel questa sera, e come! Fattura il 70% dei punti molesi, poi l'ultimo secondo. Ci prova proprio Bucarelli, ma non va. Insomma, 17 punti Imola, 11 di questi sono griffati Carvel Anderson, che si assume le responsabilità e soprattutto riesce ad andare al canestro mettendosi in proprio, perché non ci sono stati tanti giochi per lui. È stato il campione americano di Imola a mettersi in proprio e trovare già la bellezza di 11 punti con appena 3 errori dal campo. Soprattutto ha tirato tantissimo, già in 9 occasioni, cosa che era stato molto remissivo nella partita di lunedì. C'è un aneddoto, visto che abbiamo un po' di tempo. Proprio ieri mattina un tifoso sul social network, sulla pagina dei tifosi dell'Andrea Costa Imola, ha, diciamo, catechizzato il giocatore stesso
rimproverandolo di non aver tirato. Il giocatore gli ha risposto anche abbastanza per le rime e piuttosto piccati, sia per iscritto e questa sera anche in campo. Che è la cosa che poi a noi interessa di più. Carvel con 11 punti e, come detto, poche ore dal campo, già due rimbalzi, lui che era stato il miglior rimbalzista di Imola in gara 1 e anche il miglior assist man. Imola che da 3 ha gioito solo nell'ultima azione con la tripla di Anderson, 1 su 7, meglio da 2, 6 su 13 e già 13 rimbalzi. Dall'altra parte Siena ha tirato più da 2 che da 3, 3 su 10 da 2, 2 su 5 da 3, pari, esattamente pari il numero dei rimbalzi. Pesano i 4 errori dalla linea per la Mens Sana, che si ripresenta già in campo. Un commento anche da Luca. Un bel primo quarto dominato da un Carvel Anderson in serata di lusso. Sì, insomma, Anderson già in doppia cifra, 11 punti, stavamo leggendo adesso le statistiche, 4 su 5 da 2, 1 su 3 da 3, insomma, in questo caso tiri se ne è preso, non si può dire certo il contrario. Partita, Imola forse ha avuto anche l'occasione di affondare un po' più il colpo, mi è parso, un'occasione del quando ha recuperato l'iniziale svantaggio, l'8 a 11 iniziale, ha girato il match, ha cercato di aveva avuto anche l'occasione per forse allungare qualcosina. Dall'altra parte Siena ha un po' graziato Imola con i tanti errori ai liberi e la partita è rimasta per cui ancora su questo trend equilibrato, come sicuramente sarà fino alla fine. Diciamo anche che Siena ha segnato appena 3 punti in 6 minuti. Cucci segna un canestrissimo proprio sul gong del 24esimo secondo. Siena torna a meno 1, 17 a 16. Carvel da 3 non vale perché è arrivato lo sfondamento sanzionato a Francesco De Nicolau. Un altro fallo griffato Imola. Da esaltare, Alessandro, anche la difesa di Imola, come sottolineavo. 3 punti Siena negli ultimi 6 minuti di primo quarto. Sì, in questo inizio di secondo periodo Siena non si aspettava la difesa zona dell'Andrea Costa, che Siena ha avuto tantissime difficoltà ed è riuscita solamente allo scadere dei 24 a fare un canestro veramente molto bello, molto incredibile, ma anche altrettanto casuale. Siena con la palla del possibile vantaggio, ma Borsato va un po' con sufficienza su questa palla che oltrepassa la linea laterale. Borsato, Cucci, poi Roberts, Bucarelli e Ranuzzi, con Bucarelli che scende per Udom, Idome con De Nicolau in cabina di regia, poi Anderson e Prato sono gli esterni, Amoni e Sgorbati i lunghi. 17 a 16, se ne è andato un minuto di terzo quarto. Carvel è marcato da Roberts, che fin qui non si è visto. Anche Prato si deve rimettere in partita, prova ad andare dentro Amoni, grande uso del piede perno. Amoni ne mette 2, più 3 Imola, grande numero di Francesco. Imola ancora di squadra questa sera, comunque al di là degli 11 di Carvel sono già 5 giocatori imolesi a segno, con Ticchi che ha già ruotato tutti i suoi. Borsato prova a cercare Gloria, apre fuori per Ranuzzi. Siena molto 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 imprecisa. Sì, ha avuto 3 minuti che ci sta capendo veramente poco della difesa di Imola, che è diventata anche un po' più dura, non solo più tattica, ci sta mettendo più agonismo, ovvio sta rischiando comunque le penalità e i falli, però comunque questa mossa sta comunque pagando. Imola per incrementare il proprio vantaggio, Amoni con fiducia, da 3! Punti di Francesco Amoni, che ci ha abituato a questi exploit. Amoni scava un piccolo fosso, piccolo piccolo per il momento. 22 Andrea Costa, 16 Mensana Siena, fra il tripudio del pubblico del Palaruggi che gremisce il piccolo impianto imolese.
Ricordiamo anche Alessandro, già andando a dare un'occhiata a quello che succederà nel weekend, gara 3 sabato al Palasclavo e gara 4 eventualmente lunedì, sempre in quel di Siena. Imola che poi avrà l'eventuale quinta in casa giovedì della prossima settimana. Sì, Palasclavo, un palasport assolutamente storico per tante coppe Eurolega e non solo campionato italiano, scudetti vinti, sicuramente una bellissima vetrina per Andrea Costa e per i ragazzi di Coach Tiki che in questa stagione si stanno assolutamente superando. Siena, che lo ricordiamo, nasce dalle ceneri della società che conquistò 8 scudetti nei primi 13 anni del 2000, parliamo di mannate molto recenti, ultimo scudetto conquistato nella stagione 2012-2013, quindi parliamo di 3 stagioni fa, ultima finale l'anno successivo persa contro Milano alla settima e poi il fallimento della società avvenuto nel luglio di 2 anni fa. Siena che poi dopo un solo anno di B è riuscita a ritornare nel piano superiore con l'intenzione tra qualche tempo di ritornare nel basket di massima serie. Qui Imola male, Siena esce molto bene dal pressing con altri 2 di Udom che diventa il miglior marcatore senese a quota 6 dopo il time out ordinato da Ramagli. Molto brava Siena a uscire dalla trappola difensiva. Ticchi vuole rimettere in campo Hassan e Maggioli. 8 minuti alla fine, Patrizio si arresta, Vamoni ancora da 3. È una grande Imola questa sera. È la sua serata, ha scaldato la mano prima da 2 e adesso invece ha preso fiducia da 3 punti e sicuramente sta facendo molto bene per l'Andrea Costa. È un ottimo segnale, speriamo che prosegua in questa linea. Bello anche in questa occasione il rimbalzo di Nicolao che fa correre Imola e sbaglia purtroppo il capitano, però bellissima questa azione. Guardate anche Tiki che sbatte la sua pelata sul parquet all'interno del campo. Peccato per Imola perché era una bella occasione di andare addirittura più 9. Escono Carvelli e Sgorbati, dentro di nuovo Maggioli e Hassan. Minuti di riposo per Carvel, pienamente incisivo in questa partita. Va fuori anche Roberts per la prima volta per la mensa sana. Seguiamo Borsato, l'ex Forlì e Iesi, dentro Borsato con la sua mano più debole. Bel canestro di Stefano, cresciuto nelle giovanili della sua città, Treviso. Siena torna a meno 5, Maggioli la vuole già, si allontana dal canestro Michele, eccolo qua, servito contro Di Diego, mano in faccia del giocatore dai 3 passaporti. Buon fallo di Patrizio Prato che interrompe il contropiede di Bryant. Intanto arrivano un po' in ritardo i tifosi di Siena, o meglio un gruppo di tifosi di Siena che mancava all'appello. E cominciano veramente le schermaglie. Eh sì, adesso è veramente pieno come nuovo il Palasport. Sono arrivati i tifosi anche di Siena. Avete visto in queste ultime occasioni che sta provando a la mensana, sta provando a rubare i palloni per poter correre in contropiede. Sbaglia, peccato che il ferro sputa l'ennesima tripla di Amoni. Attenzione all'Andrea Costa, deve trovare di nuovo la via di poter fare il proprio gioco. Vediamo adesso cosa in questa azione. Ah, troppa confusione, bisogna tornare a giocare con la testa come si è fatto in precedenza. Tanta confusione da una parte e dall'altra. Siena, a mio parere, sta giocando in maniera troppo individuale. Bryant che sta sbagliando tutto e il contrario di tutto. Di Liegro costringe nel frattempo Maggioli al secondo fallo. È il primo giocatore imolese a macchiarsi della seconda penalità. Imola aveva fatto 10 falli, 9 falli in precedenza con 9 giocatori diversi.
Siena invece ne ha commessi appena 3. Ecco, da questo dato magari possiamo un po' discutere, nel senso Imola brava tra l'altro a giocare molto sotto, Siena brava a difendere pulito. Sì, sta provando l'Andrea Costa, sta provando tantissime soluzioni, sta cercando di fare il gioco che nei dettami del triangolo di Tichi, cosa che nelle ultime partite aveva veramente tanto faticato. È riuscito molto bene nel primo quarto e nei primi 2 minuti e mezzo di questo periodo. Ovvio che è una partita lunghissima e sicuramente anche oggi si deciderà proprio allo sprint finale. Si cominciano a scambiare simpatie e apprezzamenti nel frattempo le due tifoserie. Si ritorna in campo, Tichi decide di lasciare in campo Maggioli, giustamente a mio avviso, perché sta giocando molto bene il marchigiano. 6 minuti 6 secondi, Imola avanti di 5, 25-20. Siena non bella questa sera, ma comunque in partita. Ranuzzi, la finta su Prato, dentro Ranuzzi, un bel canestro dell'ex Ozzano, riporta meno 3 i suoi. Imola non deve perdere il bandolo della matassa. Si muove Hassan sotto canestro, poi esce sul lato sinistro dell'attacco imolese, pianta una tripla in faccia al proprio diretto avversario. Norman Hassan fuori partita, dentro invece assolutamente De Nicolao, che ci crede e va a infastidire Di Liegro. Palla persa da Siena, ma bravo De Nicolao a crederci. Bravissimo De Nicolao in questo caso, però c'è da dire che in difesa Imola ha lasciato prima la penetrazione troppo semplice a Borsato e anche adesso è entrato. C'è sicuramente bisogno di un aiuto difensivo da parte di Washington. Maggioli non lo sbaglierà mai questo tiro, segna il numero 5 imolese. Imola ritorna a macinare punti. Borsato contro Hassan, Maggioli si occupa della marcatura di Di Liegro, perde palla a Siena ancora una volta, rischia di perderla anche Imola. Ennesimo tentativo di Norman Hassan, ancora errore, salta in alto, molto in alto Amoni, gran rimbalzo dell'ex Ravenna. 27-22 Imola, palla in mano, ci prova anche Prato, dentro alza la parabola, il fallo subito da Patrizio e Carvelli in panchina che si alza a incitare i suoi. È un bellissimo segno di come il giocatore americano sia chiaramente in partita. Sì, è carichissimo, assolutamente fa piacere vederlo così. E c'è il contro time out subito di Siena, che con Imola che ha preso questo rimbalzo in attacco ha provato Siena anche in questo caso a rubare il pallone su un passaggio veramente molto rischioso che avrebbe portato a Roberts una schiacciata, uno slam dunk sicuramente spettacolare per i propri tifosi. Siena che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato quasi tutto il proprio roster, al sola eccezione di Alex Ranuzzi, nominato tra l'altro capitano. Siena che ha costruito una squadra esperta per la categoria con giocatori come Borsato e Di Liegro. Una stagione tormentata anche per le dimissioni del presidente Maruganti e dei 3 consiglieri di amministrazione che hanno preferito lasciare la barca a causa della gravissima situazione finanziaria della società, che lo ricordiamo non ha un main sponsor che può dare una mano alla squadra o possa rilevarne le quote sociali. E allora per raccogliere i fondi necessari a completare la stagione sono nate associazioni sportive come Io Tifo Mensana e una società consortile chiamata Basket e Sport Siena, composte da tifosi e appassionati oltre che da imprenditori locali. Dopo il time out, il primo punto dalla lunetta di Patrizio Prato, che
esordisce dalla linea della Carità, 2 su 2 per Imola che ha percorso netto dalla linea della tiro libero. Imola che tocca e guaglia il massimo vantaggio, 29 a 22 al quindicesimo. Ma Siena, ripeto, può fare di più. Borsato, altro bel canestro di Stefano Borsato, questo arresto e tiro sulla linea di fondo, 4 e 20. Ancora De Nicolao in cabina di regia. Amoni non ci pensa su, un po' perso la fiducia e il feeling col canestro, due errori a fila. Ranuzzi è già di là, bell'assist per Di Liegro che però arriva un po' in ritardo, buona l'intenzione meno la realizzazione. Tante palle perse da Siena, sono già 10. 10 palle perse, anche in questo caso è stato bravissimo però De Nicolao a sporcare questa palla. Nel frattempo vedete il cambio, Imola abbassa il quintetto, toglie Maggioli, non rientra ancora Washington, speriamo che non sia nulla al suo ginocchio di nuovo. Entrano di nuovo Hassan col suo 0 su 5 dal campo, 0 su 6 scusate dal campo, con lo 0 su 5 da 3 punti. Questa sera non è molto positivo, vediamo se il coach gli avrà detto qualcosa. Ci riprova subito, sicuramente non è timido e sente, probabilmente ci ha sentito Fabrizio, dobbiamo dirlo più spesso. Sì, ci mette sempre un po' Hassan ultimamente prima di farci esultare. Segna Hassan e Imola tocca il massimo vantaggio, 32-24. Borsato esagera ancora da tre, non è proprio un tiratore il numero 7 senese. Imola con l'inerzia ne approfitta, Prato vuole il fallo che arriva, l'esperienza di Prato nel trovare la penalità di un Mattia Udom che non è proprio d'accordo. Sì, un po' come è successo lunedì che ha protestato al secondo fallo, anche adesso ha protestato abbastanza platealmente, però onestamente ci poteva stare, infatti i suoi compagni stanno cercando di calmarlo per fare in modo che possa continuare tranquillamente questa partita. Ricordiamolo che Mattia Udom ha già 6 rimbalzi nel solo primo quarto, sicuramente è stato il migliore dei suoi rimbalzi. È il primo fallo comunque di Udom. Sì, che è già arrivato a 7 rimbalzi, con le statistiche ben 3 in attacco. Imola ancora bravissima dalla linea, 10 di vantaggio, 34 a 24. Andrea Costa più 10. Si attendono risposte da Siena, in particolare dagli americani. Invece ancora Borsato, errore di Liegro, afferra il rimbalzo mano sinistra. Bravo Di Liegro a mettere il suo quarto punto, 3 minuti alla fine. Si rivedrà in campo Sabatini, in campo ancora Carvel Anderson rientrato dalla sosta. Esce Prato, lato destro dell'attacco, movimento a ricciolo, va dentro, la stoppata di Udom che si fa sentire in difesa. Poi Prato ha preso un colpo, non rientra in difesa. Superiorità numerica menzana avverata in questo momento. Cambio difensivo con Di Liegro che non ha problemi contro Carvel. Mancata rotazione di Imola, Di Liegro banchetta sotto il canestro imolese, ne mette 6, 6 sono anche i punti che al momento separano le due squadre, 34 a 28 a 2:37. Sul massimo vantaggio Imola, non ci si può proprio mai sedere in questo campionato, abbiamo visto Imola ha mollato un pochino la presa, ha cercato di buttarsi dentro ma molto intelligentemente Prato di nuovo. Ovvio che in questo caso era un 1 contro 4, non è riuscito a passare il pallone ai suoi compagni. Siena è ripartita, c'è da segnalare la grandissima vivacità e i tanti tiri che ha preso Borsato. In precedenza Costicchi ha provato a mettergli in difesa le lunghissime leve di Sgorbati, che sicuramente è molto giovane ma sta imparando molto bene da esterno nonostante i suoi 2 metri di altezza. Poi comunque il giocatore ex Iesi di Siena è un giocatore molto esperto e molto intelligente, in questo caso è riuscito a fare anche un paio di canestri e a mettere in corsa i propri compagni. Tornata meno 6 Siena grazie ai 4 in fila di Dane Robert Di Liegro, giocatore nativo di Lexington nel Massachusetts, dove ha disputato l'NCAA fino al 2011 con i New Hampshire Wildcats, giocatore
con ben 3 passaporti, oltre a quello americano, quello italiano, forte di antichi, insomma, antenati del sud Italia, ma anche quello israeliano, che ha fatto valere la scorsa stagione quando ha militato nel Gilboa Galil. Dopo il time out, Imola va con Carvel, arresto, il pallone per Amoni, che però ha lo spazio chiuso dalla difesa di Diliegro. E Francesco De Nicolao, fuori ritmo, difficile la sua conclusione, mette i primi 3 dell'incontro che danno ossigeno a Imola. Zingarata di Bryant, che poi prova a servire Diliegro, l'anticipo di De Nicolao, anche lui in partita. Imola segno con 8 giocatori diversi. C'è bisogno di tutti, si sa che c'è bisogno di tutti, soprattutto in serie come questa dove si gioca ogni 2-3 giorni. Avete visto però nelle ultime 2 azioni la fortissima difesa e le braccia anche addosso su Carvel Anderson, che è rientrato in campo nel frattempo, prima di Borsato e in questo caso di Roberts. Segna Udom, sempre più protagonista per Siena questa sera. Era stato troppo brutto per essere vero nella prima gara. 7 di Udom con 7 rimbalzi. Udom riporta a meno 6 la Mensana. Raddoppio su Carver che la perde. Contropiede Siena, facile facile, con lo schiaccione dello stesso Udom. L'atletismo di Udom. Attenzione Imola, perché Siena ha energie e ritorna sotto. Sabatini apre per Hassan, buon tiro per Norman. Imola con le triple ricaccia indietro Siena, che invece si affida ai suoi lunghi ora più che mai. 40-33 dentro, ma con troppa facilità Siena. Altri 2 di Roberts. Se ben conosciamo Tiki, non sarà contento del fatto che Siena ne abbia segnate già 13 di punti negli ultimi 4 minuti. Assolutamente sì, assolutamente sì. In questo secondo tempo sicuramente hanno mollato un pochino la presa di dietro, ma ci sta. Ripetiamo ancora, fa caldo qua dentro. E adesso vedete la difesa zona di Siena, che ha cambiato questo tipo di difesa. Vuole costringere, battezzare Imola, ma ci pensa anche De Nicolao con altri 2 punti per lui dopo i 3 precedenti. L'uomo che non ti aspetti. Un Imola che tira molto bene dal campo questa sera, già 42 punti segnati, e la bella difesa di Carvel, con l'ultimo tocco che però era chiaramente di Siena, e infatti l'arbitro ammette il proprio errore. Bravi gli arbitri a ritornare sulla loro decisione. Bella difesa di Carvel. Bellissima, bellissima. In questo caso è tornato alla difesa che ha fatto anche nell'ultimo quarto. Bravissimo anche in questo caso l'arbitro a fidarsi comunque dei suoi colleghi, che probabilmente avevano visto meglio. Imola sembra un po' passata la piccola tempesta. Ancora sana, ancora da 3. Insomma, c'è poi anche da dire che quando va in transagonistica questo giocatore, Imola ne può trarre beneficio. Nuovamente a più 10 Imola, 45-35. Seguiamo l'ultimo attacco della Mens Sana con Udom, vuole il fallo sul primo passo. Saranno comunque liberi per Siena. Hassan si macchia della seconda penalità. Imola molto fallosa, ma tanti falli commessi, è simbolo comunque di una buona attitudine difensiva. Imola che ha giocato praticamente l'ultimo quarto e mezzo senza Boogie Washington, ma con buoni risultati. Sì, per ora sta andando piuttosto bene, sicuramente su questa zona che ha fatto Siena in precedenza come arma fra virgolette di sorpresa. L'aveva provata anche a sprazzi durante gara 1. Oggi la sta mettendo in pratica in questa occasione, dopo il secondo time out chiamato da Coach Tiki, probabilmente come mossa tattica di sorpresa. 2-2 di Udom, che ha sistemato le convergenze. Ultimo attacco Imola per incrementare dentro Sabatini. Il fallo di Siena, che tuttavia non procurerà tiri liberi a Imola, ma semplice rimessa, buon fallo per i colori bianco-verdi. Fuori Bryant, dentro Bucarelli per preservare Bryant di qualche fallo sanguinoso.
e per intensificare la difesa con un po' più di stazza. Tichi toglie a San che era caldo per mettere Mazzoli. Rimessa Prato a cercare Carvel, eccolo qua, andrà per la conclusione finale in difficile precario equilibrio. Sbaglia Carvel, non vale il canestro di Mazzoli. Imola comunque chiude a più 8, 45-37, il che rispecchia quanto visto nei primi 20. Una bella Andrea Costa, Siena è andata un po' ad intermittenza, ha avuto ottime folate e grandi mosse difensive. C'è tutto un secondo tempo da gustarci. Un commento anche da Luca. Beh, Imola ha raggiunto la doppia cifra di vantaggio, è stata brava a reagire anche alla inevitabile reazione di Siena, anche di uno come Roberts che è stato un po' in ombra nei primi minuti, e sospinta da Hassan ha trovato sostanzialmente va all'intervallo su una quasi doppia cifra di vantaggio. Sostanzialmente questo risultato che ci sta, Imola ha giocato meglio rispetto a Siena, ha saputo ottenere meglio, rispondere anche meglio al clima da battaglia, è un vantaggio meritato, ma chiaramente non è ancora finito. Ci risentiamo fra poco per la ripresa. I gentili telespettatori, bentornati alla Pallaruggi per il secondo tempo di gara 2, ottavi playoff di A2 tra Imola e Siena. Andrea Costa è avanti di 8 punti, 45-37 al ventesimo, sospinta dagli 11 punti di Anderson e dagli 8 di Amoni. Imola che tira bene da 3, 7 su 16, 19 rimbalzi per Imola, lo stesso numero di quelli senesi. Imola che però tira stranamente peggio dal campo. Per Siena certamente le palle perse, 11 contro le sole 3 di Imola, sono state il fattore certamente più negativo. Nel frattempo Alessandro, nel lungo intervallo hai avuto una sensazione non tanto bella su Boogie Washington. Ho visto che non si muoveva assolutamente bene, purtroppo camminava male, spero onestamente che possa rientrare, ma non ha fatto neanche riscaldamento proprio 2 minuti fa quando sono rientrati in campo, quindi il rischio che non lo rivediamo più in campo per oggi è molto alto. Imola, primo attacco della gara con il proprio starting five, ovviamente con Amone al posto di Washington. Vediamo come si dipana il primo attacco biancorosso. Mazzoli scambia con Hassan, mancano 2 secondi, Hassan lancia lì una preghiera, Diliegro solo soletta a rimbalzo. Ranuzzi riceve, prova a mettersi in proprio, conclusione a segno, un altro bel canestro per Ranuzzi che compone il quintetto assieme a Diliegro, Bryant, Udom e Charles Roberts. Hanno fatto pochissimo i due americani di Siena, solamente 9 punti in 2. Si arrampica Mazzoli, il ferro non lo premia, a rimbalzo ci prova Carvel. Siena con Roberts scheggia solamente il ferro. Certo è che i due americani di Siena sembrano veramente out dal match questa sera, nemmeno 10 punti in 2. Aspettiamo a parlare, anche perché in gara 1 più o meno è stato questa la falsariga, poi dopo nell'ultimo quarto, nel secondo tempo, sono stati molto bravi a rientrare, a rimettersi in gara e a fare anche bellissime azioni. Oh, nel frattempo Norman Hassan fa vedere di essere un gran giocatore anche in penetrazione, 2 punti, gran slalom, prova a rispondere Bryant, sbaglia, Diliegro rivaleggia con Amoni. Tichi fa segno di correre ai suoi, Sabatini è quello che sa fare meglio, apre fuori per Norman che è caldo, Norman Hassan che insomma senza che ce ne fossimo resi conto arriva a 14 punti. Hassan come sempre comincia male, poi quando si mette a segno a giocare non sbaglia mai. Ha tirato tantissimo oggi,
dopo lo 0 su 5 iniziale si è rimesso in gara, ha una forza mentale non indifferente, evidentemente non ci pensa ai propri errori ed è stato molto bravo. C'è tantissimo bisogno di avere un'arma in più pericolosa, anche per cambiare un pochino i piani di Coach Ramagli, che già con Carvel Anderson impiccato c'è bisogno anche di un'alternativa. Mani addosso su Carvel, Maggioli riceve e sbaglia ancora. Peccato un po' anche di sfortuna per Michele Maggioli. Siena con Bryant che insiste, questa volta Bryant va a segno, attenzione. Era ovvio che prima o poi Darryl si sarebbe messo a colpire la retina. 50-44. Interessante notare se Boogie riuscirà a rientrare in campo, perché comunque anche a livello di rotazioni diventa fondamentale. C'è un po' di spazio per Sabatini, che però fallisce la conclusione, a rimbalzo la conquista di Liegro. Siena rimposta, fallo di Hassan. Gli arbitri sembrano intenzionati a fischiare poco comunque questa sera. Sì, però in questo caso Hassan poteva anche avere ragione, perché la stessa cosa identica che ha fatto lui in precedenza non gli è stata fischiata a favore. Ricordiamolo, Imola nel primo tempo ha tirato tantissimo da tre punti, però c'è stata un'enorme differenza di falli fischiati a proprio favore, a vantaggio degli ospiti. Ovvio che è il tipo di gioco anche dell'Andrea Costa, che spesso se si intestardiscono a tirare tanto da lontano c'è anche meno opportunità di falli ricevuti a favore. Sbaglia Ranuzzi, gran senso della posizione di Amoni, che aveva capito che il tiro sarebbe finito lungo. Carvel di là, slalom di Carvel. Che dopo aver furoreggiato nel primo quarto sta giocando un po' di più per i compagni, perché se non vado errato Carvel, dopo aver tirato 8 volte nel primo quarto, è un po' uscito dal match a livello offensivo, ha tirato solo una volta dal primo quarto. Sì, dopo la pausa in panchina di Coach Tiki sicuramente è cambiata ancora la difesa di Siena, che adesso nel frattempo vediamo Amoni e buca la difesa anche Amoni, anche in questo caso un po' come è successo in gara 1, bravissimo Carvel, che aveva tre persone, praticamente una gabbia attorno a lui, e ha trovato l'uomo libero. Resta Bryant, 5 in fila per lui, arriva a 7, non molla l'osso Siena, 53-46. Intanto gli arbitri fanno segno che si deve fermare il gioco, perché Roberts ha preso una botta all'altezza della coscia, sembra. Dunque gli arbitri interrompono l'azione, avrà 16 secondi Imola sul cronometro. Si è tolto la giacca da tempo Ramagli, ancora invece impeccabile Ticchi nel suo completo. Più 7 Imola, che stabilmente ha preso il comando dal 12-11. Amoni va addirittura dentro, si palleggia su un piede, Maggioli va per le terre, rischia di perdere la Carvella, alla fine la perde, va in contropiede Siena, il fallo fischiato ad Amoni, che si lamenta, ma insomma mi sembrava ci fosse tutta la vita, Luca. È sembrato insomma tentare di cadere buttandosi addosso a Roberts in contropiede, quindi in questo caso netto il fallo. Imola comunque sta facendo molto bene, nonostante vediamo Washington in panchina per difficoltà fisiche. Imola comunque ha trovato l'ottimo Sun, che veramente sta vivendo un ottimo periodo, sembra essere tornato il tiratore che abbiamo osservato l'anno scorso, e anche le iniziative dello stesso Moni. Imola ha mantenuto anche è rimasto intorno alla doppia cifra di vantaggio, cercando di resistere ai tentativi di rimonta di una Siena che sembra vivere più su giocate dei singoli e affidarsi a queste per tentare la rimonta. Sicuramente Roberts e Udom in questo caso sono due di quelli su cui da tenere d'occhio. Ci avviciniamo alla metà del terzo quarto, 53 Imola, 47 Mensana Basket, 1871, questa è la nuova denominazione della squadra toscana.
Carvella ancora, penetra e scarica, Amoni è un'ira di Dio, altro pallone che beffa Imola, sfortunati in almeno tre circostanze questa sera, ma la mano Imola stasera ce l'ha, nulla da dire. Bryant rischia di perdere la Imola, si buttano su tutti i palloni gli imolesi, Ranuzzi col tiro aperto, il recupero di Hassan, bravo nel recuperare il rimbalzo. Cambi per Ticchi, temo proprio che per Washington non ci sia nulla da fare. Sgorbati in campo con De Nicolau al posto di Sabatini e un generosissimo Amoni che ha tenuto benissimo il campo. Mamma mia, in questa azione soprattutto tre ragazzi dell'Andrea Corsa che si sono buttati per terra a recuperare la boccia. Prima in attacco anche addirittura Maggioli, ricordiamolo che ha 39 anni e due gambe lunghissime che non sono facili da a rialzarsi, soprattutto quando si butta per terra. Bravissimo nel frattempo, mamma mia Anderson che si prende Imola sulle spalle, bravissimo Carvel. Segna dopo 15 minuti effettivi, non segnava dal primo quarto Carvel. Rimette 8 punti fra sé e gli avversari. Bryant tira da casa sua. 2 a rimbalzo per Siena, che però si pasticciano il rimbalzo. Tanta generosità, ma insomma poca concretezza efficace poi per Siena con Diliego e Udom che si sono pasticciati la sfera. Rientra Roberts, in campo anche Cucci. Escono Ranuzzi e Udom, anzi Ranuzzi e Diliegro. Quintetto Imola ora con De Nicolau, Anderson, Sgorbati, Hassan e Maggioli. Giocherà quindi dalla piccola Hassan, riceve Maggioli cinturato da Cucci al punto che Ticchi vorrebbe l'antisportivo. A livello di situazione falli ce ne sono 3 di Hassan per Imola e nessun problema invece per Siena, che di falli ne ha commessi appena 8 in tutto il match fino a questo momento. Urca, fallo in attacco ora a Maggioli. È il suo terzo fallo. Peccato, non ho visto bene, era un po' impallato da una serie di giocatori. Cos'è successo? Sembra un po' una mezza compensazione a quello che è successo prima, ma bisogna che Imola resti concentrata, anche perché, diciamolo seriamente, è una serie veramente molto equilibrata e veramente molto bella sino adesso. Centrata la conclusione di Udom, meglio in avvicinamento a canestro ovviamente piuttosto che al tiro. Urca, Carver riceve, spara da 3, un lampo nel cielo, riceve Carvel, tira da lontanissimo. Imola pareggia al massimo vantaggio 58-47. Prove tecniche di fuga, Cucci fallisce la tripla. Siena molto slegata e, lo continuo a dire, individualistica in questa frangente. Sì, ha sbagliato tanto da 3 punti, meriti, tanti meriti a questa Andrea Costa, che è meno spettacolare ma molto operaia in questo caso, soprattutto in difesa ci sta mettendo veramente tanto cuore, tanto sudore, conta veramente tanto un americano in meno in questo caso. Onestamente non pensavo questo approccio dopo l'uscita di Washington, e ricordiamoci che deve entrare ancora anche il capitano Prato in questo secondo periodo, che una mano può e deve darla. Luca. Beh, Imola ha saputo resistere, Siena come diciamo prima vive più che altro da iniziative dei singoli, affidandosi a qualche spesso, ormai visto, soltanto tiri da 3 punti che alla lunga, anche forzati, non hanno portato i risultati sperati. Imola d'altro canto ha anche trovato un Anderson che si è svegliato, diciamo il secondo quarto l'ha passato più che altro quasi tutto in panchina, e quindi ritrovando un attimo il campo, aver ritrovato la voglia di dare il suo contributo, e ha portato al massimo vantaggio di Imola, che insomma in questo momento sta stordendo un attimo Siena, che dovrà sicuramente fare qualcos'altro, dare una sterzata al suo gioco se vuole recuperare. 3 minuti e 11 dopo il time out chiesto da Ramagli.
raddoppio su De Nicolao che con agio varca la metà campo, ha scambiato con Carvel che poi va a prendere posizione sul lato debole, servito Carvel, riceve, spara, difficile, si butta a rimbalzo De Nicolao che fa uno zompo incredibile, non premiato però dalle circostanze. Qualche dubbio poteva starci, un fallo sul tiro di Carvel, gli arbitri comunque hanno preferito non premiare il numero 15 Andrea Costa, il miglior marcatore dell'incontro con 16 punti. Carvel tra l'altro ha sprecato pochissimo, 7 su 12 dal campo, pressing alto per Imola. Roberts è seguito da Anderson, cambia in questo momento Sgorbati con De Nicolao, tiro un po' in precario equilibrio per Borsato, Imola è già di là con il bellissimo contropiede finalizzato da Norman Hassan su un altro assist di uno strepitoso Carvel. Imola vola quota 60, 47 per Siena che fallisce ancora da tre, tap out di Michele Maggioli, altro contropiede per Imola, scambia molto bene Sgorbati con De Nicolao, il fallo antisportivo sanzionato a Valerio Cucci. C'è tanta Imola in campo in questo momento e Siena si è fatta piccola piccola. Mamma mia, Imola è corta in questo caso, lo sa bene di essere corta e nonostante questo prova a correre, sta rispondendo pan per focaccia a quello che ha fatto Siena nel secondo quarto per recuperare e per provare a rientrare in partita. Bravissima veramente Siena, però in questo caso deve comunque riprovare a ritrovare Papa Smalto, basterebbe a mio avviso anche solo un paio di tiri realizzati, ne ha sbagliati veramente tanti in questo periodo. Assegno Jack Sgorbati, la coppia di liberi, il nativo di Castel San Pietro, 19 anni fa giocatore arrivato da Casal Pusterlengo. Fallo di Siena su De Nicolao. ...62-47... Imola tra l'altro viaggia con un parziale aperto di 9-0... Si alza dalla panchina Boogie Washington, ma solo per prendere una borraccia d'acqua. Immagino anche che Ticchi questa sera, da dove possibile, cercherà di preservarlo senza forzare, anche perché la serie è ancora molto lunga. Imola si approccia agli ultimi 12 minuti effettivi con ben 15 di vantaggio, ma visto quello che è successo lunedì sera non c'è da stare troppo tranquilli, perché Siena, lo ricordiamo, al 34esimo era sotto di 12, è tornato a meno 2. Poi si sono svegliati i due americani e Roberts soprattutto nel finale è arrivata molto vicino a recuperare l'Andrea Costa. Il bello della pallacanestro è anche questo, che comunque basta veramente poco che una squadra si possa accendere e un giocatore possa rimettere in partita i suoi. Attacca Ranuzzi, segna un altro bellissimo canestro Alex Ranuzzi, che ha fatto 9 punti, uno più bello dell'altro. Ranuzzi alla bolognese, cresciuto nel Vivaio Virtus, giocatore dai mille interessi, laureato tra l'altro in biologia, giocatore che ha toccato anche dopo Zano la maglia di Forlì e quella della Fortitudo prima di andare nelle minors a Castelletto Ticino, a Mantova in Silver l'anno scorso, in DNB con Siena, come detto l'ultimo e l'unico superstite rispetto alla cavalcata dello scorso anno, dalla quale poi la società ha deciso rifondare il proprio roster. 62-50, pressing altissimo di Siena con Prato che elude la marcatura degli avversari. De Nicolao, il fallo subito su di lui,
Ora Siena giustamente la mette sull'aggressività. Mi fa bene, sicuramente sa che Imola, come è successo lunedì, può avere qualche problemino di fiato, può avere qualche problema di annebbiamento anche in attacco. In questo caso non c'è neanche in campo il maggior terminale Carvel Anderson, quindi fa benissimo a provare a rubare qualche pallone, a pressare a tutto campo. Imola dalla linea implacabile questa sera, 2 su 2 anche per De Nicolao. Che segna il suo 7° punto. Imola più 14, 6-4-5-0, tiene in difesa molto bene l'Andrea Costa. 3 punti segnati negli ultimi 4 minuti e mezzo dalla Mens Sana. Ranuzzi ci prova ancora, lunga la conclusione. In solitudine sgorbatiche, sta tenendo il campo in maniera eccellente. Imola, lo ricordiamo, senza Washington, che ha giocato appena 6 minuti di gara. Roberts, un lampo per lui, 9 punti appena per il giocatore americano della Mens Sana, 64-52, fosse falli su Amoni, la tripla aperta per Norman, errore. Cucci a Calappia la sfera. Qui Siena vuole tornare sotto prima dell'ultimo intervallo. Roberts si arresta e spara. Errore. Da 3 punti Siena ha un impietoso 3 su 16 che la sta tenendo chiaramente fuori dal match. Sta tutto lì. Un po' nel primo tempo, erano stati tiri liberi a pseudo condannarli, a farli tenere un po' in apnea. In questo caso stanno sbagliando veramente tanti tiri aperti, anche fatti molto bene, ma Imola comunque sta difendendo assolutamente alla morte, sta cercando di muovere il pallone, di scappare dalla propria area una volta recuperato la bozza per poter eludere questo pressing molto alto. ...17 secondi alla fine del terzo quarto. Siena continua a tirare meglio di Imola. Pensate, Siena 58% da 2, ma solo 20% da 3. Imola invece tira peggio, appena al 42% dal campo, ma tira col 41% da 3, 10 su 24. Dicevamo di Hassan, ha tirato veramente tantissimo stasera. 4 su 12 da 3 per giocatore formato sia Rimini. Si rientra in campo a 17 secondi con il pallone nelle mani di Imola, che può incrementare 64-52. Comunque vada, è un ultimo quarto che sarà molto aperto. Cambiano gli esterni, sempre su linee perimetrali. Amoni non guarda il canestro, prende invece la conclusione Francesco De Nicolao. Pallone che si spegne sul ferro. E a nulla vale la preghiera dei senesi. Finisce 64-52 il terzo quarto. Imola che ha sempre incrementato nei vari quarti il proprio vantaggio. Più 3 al decimo, più 8 al ventesimo, più 12 al 30° minuto. Luca. Beh, Imola ha dato una sterzata importante alla partita, aiutata da Siena che l'ha vista, si è affidata per altre iniziative come abbiamo detto prima, ma purtroppo il leitmotiv è continuato anche dopo il time out di Ramagli. Siena ha continuato ad affidarsi a iniziative dei singoli, iniziative isolate, molti tiri da 3 punti falliti e dai palloni recuperati, dai rimbalzi in difesa di un Imola che l'abbiamo visto molto compatta a rimbalzo, sono nati quei contropiedi, abbiamo visto di Hassan, di Anderson, anche lo stesso Sgorbati, che hanno permesso a Imola di mantenere, anche allungare fino al più 15 come massimo vantaggio, comunque di mantenere questo gap di oltre la doppia cifra. Chiaramente 10 minuti in cui non potremo che aspettarci il tentativo di rimonta di Siena, ma che sicuramente dovrà faticare e migliorare la percentuale al tiro se vuole
superare questa Imola che obiettivamente non abbiamo mai visto così concentrata in difesa come in altre occasioni. E siamo agli ultimi 10 minuti, Siena in campo con Borsato, Ranuzzi, Roberts, Cucci e Bucarelli. Imola con De Nicolao, Sgorbati, Prato, Hassan e Amoni, con Maggioli, Anderson e Washington ovviamente in panchina. Washington che a livello fisico è out in questa partita, speriamo naturalmente di rivederlo a Siena sabato per la terza gara. Siena fallisce ancora una tripla e Imola conquista carambola e fallo. Attacco, primo attacco Imola dell'ultimo quarto. Ramaglia chiede intensità difensiva, attenzione a Siena nel finale perché è squadra che sull'orlo della disperazione ha dimostrato di poter dare il meglio. Va dentro Prato, alza una parabola poi inconcludente. Squadra da corsa ora quella senese, senza Diliegro. Roberts va da Ranuzzi, Bucarelli va dentro con il fallo della difesa, fallo di Prato. Terzo fallo di Patrizio. Fallo in questo caso era molto dubbio, gli arbitri hanno dato diciamo il vantaggio all'attaccante che probabilmente era un po' in anticipo sul movimento di Patrizio Prato, il capitano dell'Andrea Costa Imola. Ci può anche stare, un po' dubbio, però sì, diciamo che Siena adesso sta sfruttando questa occasione dai tiri liberi. Comunque è una partita assolutamente lunghissima e sarà da vivere e soffrire per entrambi i tifosi, sia quelli qui al Palaruggi che comunque davanti alla televisione. Bucarelli, il classe 98, mette i primi due dell'incontro, lui che è cresciuto nel vivaio Siena. De Nicolao va a subire un buon fallo, come dicevamo 48 ore fa, importante per Imola caricare di falli gli avversari per poi avere possibilità dalla lunetta. Imola dove questa sera tira dalla linea col 10 su 10. Rimessa a lato per i biancorossi, la vuole Hassan, riceve, falli su di lui in uscita dal blocco, fallo anche abbastanza ingenuo di Bucarelli. Altra rimessa, attacco per Andrea Costa, tripla aperta di Patrizio Prato, lunga, rimbalzo Ranuzzi che fa correre i suoi. Borsato per Cucci, vuole il movimento sotto canestro di Ranuzzi che la contenta, dentro Bucarelli, due bei punti del giovane. 8 da recuperare per Siena, Carvel sul cubo dei cambi assieme a Gherardo Sabatini. L'anticipo di Borsato si spegne sulla linea laterale, eccolo qua al doppio cambio, Sgorbati, Hassan a cedere spazio a Sabatini e Carvel. Troppo importante questa sera Carvel. Sì, ha tolto una bocca di fuoco Hassan, che sicuramente gli darà 2 o 3 minuti di riposo prima del gran finale, e ne ha messo un'altra Carvel, che ha fatto 5 minuti a sedere, sicuramente 4 minuti e mezzo scusate a sedere, sicuramente anche tanto per lui, però bisogna contare anche i 30 minuti giocati lunedì. Stoppato il tentativo di De Nicolao della layup,
Siena recupera con il bel pallone per Cucci che segna con un bellissimo controllo del corpo. Siena in un amen con un 6-0, ritorna a meno 6, 64-58. Prato fronteggiato da Ranuzzi, quest'ultimo la tocca, va dentro Prato, fallo subito dal Gaucho, anzi no, ah no, fallo sì, ecco, confermato il fallo di Ranuzzi e non a Prato, come invece la gestualità e la mimica dell'arbitro avevano in qualche modo fatto presagire un fallo in attacco a Prato. No, così non è, tra l'altro deve essere il terzo fallo commesso da Siena in questo quarto. Fuori Amoni, rientra Maggioli. Tiche se la vuole giocare coi suoi titolari. Sì, sono 7 minuti dove l'Andrea Costa deve stringere i denti in questo caso. Abbiamo visto già che si sta assolutamente un po' sgonfiando l'attacco dell'Andrea Costa. Anche adesso vedete è molto inchiodato, uno contro due. Bravo in questo caso di Sabatini che ha mandato un po' a spasso il difensore, ma Imola sta facendo una gran fatica a giocare d'attacco insieme come ha fatto in precedenza. È inutile, Siena quando si mette a giocare sotto pressione dà veramente il meglio di sé, nulla da dire. 8 punti segnati in un amen per i toscani, 6-6-6-0. Maggioli fuori, l'anticipo, anzi la palla persa di Sabatini che poi va a commettere fallo. Siena ha chiaramente l'energia per giocarsela punto a punto. Sì, un po' come nel secondo quarto, si è un po' sbloccata, sta trovando i buchi nella difesa di Imola, tanti troppi sottomano, troppo semplici per i giocatori di Siena che comunque sono veramente, non muoiono mai, sono veramente sempre in partita anche con la testa. Taglio backdoor di Charles Rogers. Rogers mette l'11° punto, 6-6-6-2. Ora comincia un'altra battaglia che durerà 6 minuti e mezzo, perché Imola difensivamente è insomma inesistente e in attacco sta facendo fatica contro l'incredibile difesa Siena. Addirittura in due sulla palla per Siena, si pasticcia nel recupero, ma la carica e l'energia dei 5 ragazzi di Ramaglia in campo in questo momento, incitati anche dal pubblico molto caliente dietro la panchina toscana, è veramente di quelle importantissime. Sì, l'inerzia è assolutamente tutta in mano a chi viaggia, sono molto carichi, adesso stanno recuperando ogni pallone, stanno difendendo rischiando anche di fare tanti falli, però adesso vogliono recuperare la partita, una partita a dire il vero che è ancora veramente lunga ed è tutto da rifare per l'Andrea Costa. 6-6-6-2. Ricordiamo che Siena in questo quarto ha già esaurito il bonus, dunque Imola deve andare a cercare il fallo. Carvel riceve, mani sicure quelle dell'americano questa sera, 7 su 12 dal campo per Carvel che non trova lo spazio per il tiro, lo trova invece De Nicolao. Ferro, rimbalzo di Cucci che si erge a protagonista anche questa sera. Siena con la palla del possibile meno 2, falli sulla percussione di Charles Roberts. Quarto fallo di Maggioli. Imola rischia di giocare gli ultimi minuti senza lunghi. Rogers contro Carvel. Roberts, cambio di marcature. Fuori per Cucci, c'è lo spazio. Fallo subito dalla difesa. Imola fa fatica a difendere in questo frangente e si sente anche un po' di stanchezza in campo, soprattutto dietro. Sì, è tanto, troppo sulle gambe, la partita 48 ore fa, la mancanza di Washington, la sua energia e soprattutto ovviamente mancando Washington anche Preti non è riuscito a dare altri minuti di riposo ai suoi compagni. Sicuramente un po' come è successo
due giorni fa. È veramente difficile adesso riuscire a trovare energia e lucidità per i biancorossi. Settimo libero sbagliato dalla Mensana a fronte di 16 tentati. Sabatini va nella l'intasatissima area di Siena, altra persa per Imola, che ha segnato appena due punti in 5 minuti. Attenzione a Cucci, non ci pensa su, spara, Ferro, e poi è bravissimo De Nicolao a conquistarla. 6-6-6-2, ne mantiene 4 di vantaggio l'Andrea Costa, ma c'è da soffrire, è un supplementare praticamente, che Imola affronta un 4 di vantaggio. Prato dentro, mano sinistra, sbaglia ancora il Gaucho. Imola vuole trovare un fallo che manderebbe i Lunetta ai suoi colori. Siena se la sta giocando tra l'altro senza Bryant, è da sottolineare anche questo. Bryant questa sera molto negativo, appena 2 su 8 al tiro e pochi punti. Rientra Norman Hassan per avere un po' più di punti nelle mani. Esaurito il bonus anche per l'Andrea Costa. Chris Roberts, il giocatore cresciuto alla Bradley University, per lui tante stagioni nella D-League con gli Idaho Stampede, con i Texas Legends e con gli Houston Toros, prima di approdare in Italia a Caserta due stagioni fa e l'anno scorso in Francia. Roberts ne mette altri due e Caserta con un parzialone di 12-2 ritorna a meno 2, 6-6-6-4. Carvel se la prova a giocare, apre fuori, buon giro palla Imola, Prato senza ritmo, va la tripla di Prato. In un modo o nell'altro il capitano c'è sempre. Stavo pensando proprio a lui, serviva, sin d'ora non è stato per niente positivo, speriamo che possa ridare fiducia all'Andrea Costa e mettere qualche granello negli ingranaggi di Siena. E guardate che stoppata magnifica, maestosa da parte di Maggioli. Mamma mia cosa abbiamo visto. Stoppata di Maggioli rischiando il quinto fallo in una maniera clamorosa. È andato a stoppare Ranuzzi con una scelta di tempo pazzesca. E infatti Ramagli ferma di nuovo il gioco. Ha visto che poteva essere anche psicologicamente una bella botta questa tripla da parte dell'uomo che questa sera non ha ancora dato il suo solito apporto degli avversari. Ha fatto molto bene il coach ex Verona. Potrebbe essere stata la giocata del match, perché è una stoppata a quelle altezze, con poi il fallo subito da Prato, che andrà in lunetta. Insomma, Siena poteva tornare a meno 3, qui rischia di tornare a meno 7. Sì, ci può stare, assolutamente sì. Adesso Imola deve riprendere a macinare gioco e ritrovare fiducia anche magari al di fuori della linea dei tre punti. Sicuramente l'Andrea Costa, l'abbiamo visto negli ultimi quarti, è sempre molto stanca. E questa sera sta soffrendo di nuovo la fisicità e veramente l'intensità di una Siena che comunque è una squadra pazzesca. Sono due squadre molto, molto belle da vedere, stiamo vedendo una serie veramente molto equilibrata. ...6-9-6-4 a 4 minuti e 13 con un viaggio in lunetta per Patrizio Prato, autore della tripla che ha un po' tolto le castagne dal fuoco per un Imola che in attacco fatica tantissimo. Imola ha segnato appena 5 punti in 6 minuti scarsi. Ora però entrambe le squadre hanno esaurito il bonus e dunque aspettiamoci anche un rallentamento di gioco molto costante. Va Prato, segna il primo. Maiuscola prova del collettivo Imola fino a questo momento, senza Washington e senza Preti. Primo errore dalla linea per Imola che ha 11 su 12 fino a questo momento. Rientrato in campo Bryant, Ramaglio lo vuole,
cambia idea all'ultimo momento. Daryl Bryant rinuncia a un comodo tiro nel pitturato per servire un assist o tentare di farlo a Ranuzzi. 10 secondi per il tiro. Davanti a noi c'è proprio il numero 25, Udom. Mamma mia, brutto passaggio su Roberts che stava tagliando. 4 minuti scarsi. Borsato contro Carvel Anderson che vuole indurlo al fallo. Va dentro Carvel. 2 di mano mancina per Carvel Anderson. Scrivo 18 per il giocatore del Michigan. 3:43, 8 di vantaggio per Imola che torna a respirare. Avevi parlato di potenziale azione del match, quella, la stoppata di Maggioli, e in effetti c'è stato un cambio di nuovo di inerzia in questa partita. Partita, lo ripetiamo, bellissima solo adesso. Tanto pubblico che sta partecipando veramente, anche quello arrivato dalla Toscana, attivamente in questa partita, ma con sana rivalità sino ad ora. Brava anche l'Andrea Costa a rialzare le ginocchia dopo l'ingresso di nuovo di Carvel Anderson, ha ritrovato un po' fiducia, ma soprattutto diciamo la tripla di Patrizio Prato è assolutamente un po' ha dato la riscossa a un Andrea Costa che aveva un attacco che faceva molta fatica. L'importanza del tiro da 3 punti nel basket di moderno è emblematica. 11 triple segnate da Imola, 3 da Siena, sono 24 punti di differenza. Sì, abbiamo visto come lunedì in questa serie hanno iniziato entrambe a sparacchiare molto da fuori, poi Imola pian piano ha ripreso fiducia ed è riuscito a portare a casa il match nonostante il colpo di reni finale veramente pericoloso della Menzana. Oggi Imola, dopo i primi errori, tanti ferri soprattutto di Hassan, ha ritrovato un pochino di energia e di gran difesa, ma soprattutto di pericolosità offensiva anche dalla linea da 3 punti. Dopo il time out Maggioli stoppa ancora Udom. Gioventù contro esperienza, vince l'esperienza del 39enne. Sabatini in possesso di palla, calma, con calma Imola. 3:20, il taglio di Prato. Che assist per il 10° punto di Patrizio Prato. Prato 5 punti, anzi 6 in questo frangente. Bryant si arresta e sbaglia, rimbalzo di Maggioli. 10 punti di vantaggio Imola, 3 minuti. Non è ancora fatta, ma Siena, dopo essere arrivata lì a meno 2, è stata ricacciata indietro con un 8-0 di parziale di Imola. Brava a rialzare la testa sul momento più difficile. Maggioli vuole giocarsela contro Udom, fuori per Sabatini, va fuori per Norman Hassan, la tripla per chiuderla, gira sul ferro ed esce la tripla. C'è ancora vita per la Menzana, 2:35, slalomeggia Bryant, va fino in fondo, canestro di Bryant che segna dopo una vita. 2:20, Imola non deve far altro che congelare la palla e far passare il tempo. 2:10, 8 punti di vantaggio, posizione invidiabile per l'Andrea Costa. Maggioli, 8 secondi, va Maggioli, il fallo subito da Mattia Udom. Tiki rifiuta il time out che aveva precedentemente richiesto. Probabilmente aveva prenotato un cambio per Michele Maggioli e probabilmente entra se segna, no? Invece no, sto dicendo una cavolata, probabilmente darà qualche secondo a Patrizio Prato adesso di riposo e probabilmente rientrerà per Maggioli. Ma quanto è stato importante in questi 2:30 l'apporto di Michele Maggioli sotto le plance a livello di esperienza, di intimidazione con le 2 stoppate e soprattutto con i 2 rimbalzi nelle altrettante 2 azioni. Tutte cose che, leggendo il tabellino e leggendo che è arrivato a 5 punti, forse 6 punti, dalle statistiche tutto questo non si riuscirà a evidenziare, ma i rimbalzi presi in momenti chiavi e le 2 stoppate sono state vero e proprio grasso colato a beneficio di Imola. Ranuzzi, forse passi, no, fallo sanzionato su Ranuzzi. Imola nel frattempo ha messo 10 punti fra 6 avversari a 1:52. Continuità pazzesca in entrambe le partite da parte di Maggioli. Se pensiamo
in totale in questa serie sino ad oggi è l'uomo sicuramente decisivo. Poi può ancora succedere di tutto, perché è il bello anche del basket, come abbiamo detto in precedenza. Nel frattempo Rannuzzi probabilmente non è di questo avviso e sbaglia un tiro libero, ma 1 minuto e 52 ne passerà ancora di acqua sotto i ponti. Segna Rannuzzi. Tic ne vuole ancora un po' da Prato, vuole ancora minuti in più. Fuori Maggioli, rientra in campo il capitano. 9 punti di vantaggio Imola, 1.50. Proprio Prato a portare palla a Moni, trotterella dall'altra parte. Sabatini chiama schema testa. Ecco Carvel che andrà a ricevere, no, Sabatini mantiene vivo il palleggio. Eccolo qua Prato, Carvel si butta dentro, Carvel, e va a segnare in precario equilibrio. Bravo Carvel, arriva a quota 18, miglior marcatore dell'incontro assieme ad Hassan. Arriva più 11, Imola, Bryant va di là in un lampo, subisce il fallo. Mai visto Carvel andare così tanto a cercare soluzioni sotto canestro, con intraprendenza, tutto quello che era mancato 2 giorni fa. È un ragazzo che questa stagione sta maturando tantissimo e sta dimostrando che restare a Imola è stata la sua fortuna in questa stagione. Peccato per 2 giorni fa, che in attacco ha avuto comunque una serata, come disse un po' di tempo fa in un'intervista di Secca, come capita agli americani ogni tanto. Questa sera si sta rifacendo con gli interessi. Bryant segna, a differenza di molti suoi compagni che dalla linea hanno sbagliato un bel po' di liberi. Manca 1.20, obiettivamente Imola ci deve mettere tanto del suo per perderla in questo momento. 9 punti, 78 a 69, 1.10. Prato rischia di perderla alla fine. Siena la combina grossa. Bravo Hassan a recuperare questo pallone che sembrava perso. 60 secondi, Imola avanti di 11, tocca quota 80-60-69. Bryant fuori per Rannuzzi, prende la tripla, sbaglia ancora. Bryant riceve, tira del pitturato, 2 di Bryant, giocatore che però troppo spesso segna quando i buoi, come si dice, sono già scappati. Il pubblico di Imola sa che anche gara 2 prende la via di Imola, e a questo punto Siena potrà sì rispondere in casa per gara 3 e l'eventuale gara 4, ma poi eventualmente si tornerà al Palaruggi giovedì prossimo. Dentro Carvel, questa volta sbaglia, ma Sabatini è lì a prendere il rimbalzo. 24 secondi, ci si fermerà, questa è l'impressione. Ah no, Imola 4 secondi, dunque Sabatini va per la conclusione pesante, è un airball. 11 secondi, possiamo già andare però noi col commento. Imola la vince, anche gara 2 è appannaggio dell'Andrea Costa, obiettivamente l'avremo detto in pochi. 2-0, sì, un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia, ma con questa Imola che è rimasta la stessa della gara 1, insomma, si può anche pensare che in vista di gara 3 sicuramente Imola può tentare anche di impensierire Siena anche in casa sua. Ora si va a gara 3, la speranza è quella di recuperare pienamente Washington, capire cosa è successo. Appuntamento a sabato, se Imola giocherà con la stessa compattezza e anche con la stessa tranquillità che gli ha permesso di mantenere la concentrazione nonostante il recupero pericoloso di Siena, l'abbiamo visto tornare fino a meno 2 dal più 15 che Imola aveva raggiunto. Con questa compattezza, con questa concentrazione, soprattutto con questa tranquillità, Imola può davvero continuare a fare molto bene, a far divertire ancora una volta il pieno Palaruggi che abbiamo visto anche stasera. Alessandro, ma che spettacolo anche questa sera, si è sofferto, si è visto della bella pallacanestro da entrambe le parti. Imola è stata più continua e si porta sul 2-0, ed è una situazione veramente clamorosa rispetto a quanto si è visto e si pensava ad agosto del 2015. La speranza è di rivederci qui
per la prossima gara interna in occasione dei quarti. Male che vada, Imola tornerà qui giovedì prossimo in caso di un'eventuale, ma quanto indesiderata, gara 5. Per il momento la serie, dice Imola, 2-0 dopo le prime due gare interne. Thank you.